ANPAS, le 950 associazioni, ai 100.000 volontari, le volontarie, i dipendenti, i soci, sono attuatori della Costituzione, perché davvero rappresentiamo e incarniamo i valori dell'articolo 2 della Costituzione, i doveri di solidarietà, e dell'articolo 3, l'attuazione del principio di solidarietà. Sono evidenze dell'importanza della cittadinanza attiva, della trasparenza, della correttezza, della dedizione di tutti gli amici, i volontari, i collaboratori di questo nostro grande movimento, che si è fatto vedere, o meglio, non si è fatto vedere, ha lavorato in trincea, in prima linea, ritrovando quello spirito dei nostri nonni, bisnonni, trisnonni, perché è dal 1904 che c'è l'ANPAS. Questi elementi fondamentali che ora, come ANPAS, come rete, ci danno un'ulteriore responsabilità. I volontari in questo 2020, in questo 2021, hanno sofferto. Sono stati angeli che soccorrevano le persone e che venivano applauditi dai balconi. Poi, magari un po' infastidenti, perché troppo vicini alle persone e a rischio di farle ammalare. Ma tutto questo l'abbiamo fatto e lo continuiamo a fare. Ci sono amici che sono mancati e a loro va un abbraccio sincero, importante, fondamentale di chi non ce l'ha fatta, ma tantissimi che continuano a accompagnare le persone con difficoltà motorie, a portare la spesa, recuperare i libri a scuola, tutto ciò che serve, in un'emergenza e un insegnamento che ci permetterà di continuare ancora più forti, sempre insieme, discutendo, ma stando insieme in una vita e in una palestra di democrazia, di trasparenza, di correttezza, di competenza, di formazione. Davvero, come sempre, viva i volontari, viva l'ANPAS. Buona strada a tutti.